Allora, qui a Libero non siamo quel tipo di liberali che pretenderebbero di dare lezioni alla Chiesa Cattolica, di dire alla Chiesa ciò che essa può, non può, deve, non deve fare. Io non sono un laico aspirante estensore di encicliche, non ho sufficiente rispetto, ma anche senso della misura e senso dell'umorismo. Credo invece, lo spirito di Tocqueville, spero aleggi su di noi, credo invece in una società nella quale la libertà è garantita e quindi è garantita anche la possibilità sia per i singoli fedeli sia per le confessioni religiose di dispiegare liberamente il proprio credo, la propria azione pastorale, anche quando questa azione pastorale si rivolge in una direzione che io personalmente non condivido. E quindi non abbiamo avuto nulla da eccepire, ci mancherebbe altro, sarebbe stato sbagliato dire mezza parola sul fatto che il pontefice abbia benedetto l'equipaggio della nave della ONG Mediterranea, eppure una barca collegata della Conferenza Episcopale Italiana. A me questa cosa non piace, penso che si tratti di un grave errore e in ultima analisi di un oggettivo favore all'immigrazione irregolare, all'immigrazione clandestina, ma libera la Chiesa di agire così, liberi anche i credenti di farsi un'idea sul comportamento della Chiesa da questo punto di vista. Abbiamo letto il super mediatico cappellano della ONG, tutto contento, abbiamo letto le dichiarazioni di Casarini, l'ex No Global, che adesso è un salvatore o traghettatore di anime, cioè, ripeto, tutto ciò non mi piace, ma non si può dire nulla. Ma dov'è, stavo per dire che casca l'asino, dov'è che sorge il problema? Abbiamo appreso che i migranti salvati dalla ONG, dalla nave ONG di Mediterranea, con accanto il barcone, diciamo, della Conferenza Episcopale Italiana, dove li hanno portati questi migranti? Li hanno portati in Italia. E no, è qui. Siamo liberali, ma non siamo né ciechi né tonti. Se volevano fare un'operazione di carità, un'iniziativa della Chiesa, eccetera, avrebbero dovuto e potuto portarli in Vaticano, dove non mancano né i mezzi economici né gli immobili per dare accoglienza, no? Quindi fai questa operazione, ritieni che sia giusto farla. Portali in Vaticano, perché li devi portare sullo stato, a carico dello Stato italiano, nei porti italiani? Anche perché, aggiungo, esiste un concordato tra Stato e Chiesa. Questa azione, è proprio il caso di dire non concordata, rientra nelle intese concordate.